Intervenire il consigliere Violi, ne ha facoltà. Sì, grazie. Non sto a ripetere chi mi ha già anticipato con dati tecnici e dati legati al mondo sanitario, la mortalità e l'incidenza di tumore in quelle zone. Sicuramente noi prendiamo con favore questa mozione, la supportiamo, viste le difficoltà che vive quel territorio e visto la buona pratica, la buona prassi che si è sviluppata in quel territorio. I cittadini hanno deciso di approfondire, le istituzioni locali hanno deciso di seguire le richieste dei cittadini. Oltre agli approfondimenti eseguiti dall'azienda che intendeva fare la discarica di amianto su quel terreno, c'è stato anche un inserimento a un certo punto da parte degli enti locali che hanno chiesto, effettuato tramite ARPA dei carotaggi e hanno evidenziato delle differenze rispetto ai dati e ai numeri che l'azienda stessa dava all'ente pubblico. Quindi per me davvero e per noi è un esempio di buona politica dove i cittadini si attivano, si interessano, lavorano a stretto contatto con le istituzioni locali e poi arrivano all'interno anche delle istituzioni, degli enti locali a livello regionale per chiedere con forza che sul proprio territorio, che è già dilaniato da un'elevata incidenza di tasso tumorale, quindi di morti per tumori, di malattie tumorali, non si vada ancora a incidere con delle discariche o degli insediamenti che presentano elevati gradi di rischio. Io credo, spero e mi auspico che questo poi possa valere anche per altri casi. Io conosco quelli della provincia di Bergamo, come può essere quello inceneritore di Filago, ma ce ne sono moltissimi altri, sicuramente l'assessore ne ha conoscenza, in tutto il territorio regionale. Quindi un plauso a questa mozione che noi sosteniamo e voteremo sicuramente in modo favorevole e che si prenda esempio sia nel merito che nel metodo perché sia un modello replicabile in altri casi e in altri territori che vivono dei disagi molto elevati. Grazie.